qua, già resta una punta, caro mio. Te te la resta? Avanti. Aspetta, questa è un'intervista impossibile. E questo è importante. Allora, lei è stato arrestato dai carabinieri due giorni senza fa? Senza fare niente. In che senso? Cioè, ci racconti come è andato? Io sono qua, qua vicino. E cosa faceva lei? Cosa, di cosa l'accusano i carabinieri? I carabinieri, per un tentativo di furto. Cioè, dicono che lei ha tentato di rubare cosa? Un portafoglio. Aia, da chi? Chi sarebbe? Da un passante che è passato da qua vicino. E lui dice che non è vero. Non è vero, perché loro praticamente non hanno trovato niente, la persona ha detto non mi manca niente. Hanno fatto fare la denuncia a caserma, alla firma non è stato, sto con la firma. E per quale motivo? Cioè ci dica. Un tentativo che... Ma quando sarebbe successo questo tentativo? Quando fu? Una settimana scorsa. E da chi? Dove l'avrebbe tentato di rubare? Qua vicino proprio. Via... Con lo strappo come no, si fa? No, loro a me mi hanno visto la mano dentro, però... Chi dici? I carabinieri? I carabinieri, i borghesi, sì. E beh, mo che a chi dobbiamo chiedere, credere, ai carabinieri in borghese o al signor? Grimaldi. Al signor okay. Grimaldi. Lei non è di professione Mariuolo? Io sono di professione. Quindi non è del tutto nuovo a queste... Sono. E quindi... Sono professionista pure, però a essere stato una... senza accusa. Cioè, dice lei, almeno arrestato quando sono arrabato. Sì, l'ho detto, le due magistrati. Lei quante altre volte ha rubato una vita? È da minorenne. Poi non ha più rubato? No, mo sto lavorando al mercato, sì. Qualche volta ha rubato? Qualche volta ha rubato. Che cosa ha rubato? Portafogli? Tu, portafogli. Anche negli appartamenti? No, quelli no. Nella macchina? No, no, portafogli non l'ho fatto. Nei pullman dentro? Neanche, non sono di quello. Qual è la sua specialità? A me è tutta una tecnica diversa. Io cioè, ce lo racconto. Mercato, io parto sempre, e Imola con le porte. Ah, quindi lei va in trasferta? Sì. Bari, sta niente qua, con la crisi. Il portafoglio vacante. Mi pare che ci dovevo mettere i 20 euro al persona in tasca. Vabbè, questa è una grande esclusiva del quotidiano italiano, Cioè, quindi lei va fuori ai mercati e nelle borse rovista un po'. E dove è stato beccato finora? Bari qua. Come Bari? A Imola, a Ferrara? No, vabbè. Al nord è stato mai beccato? Però non adesso. Adesso era giovane, quando era giovane. Sì. Ora è diventato un bravo ragazzo. Sì, sto lavorando al mercato, tutto a posto. Però. Lavorando al mercato? No. Ah, normale. Sto scaricando la frutta, sì. Ho smesso tutto perché stavo qua con un amico mio. Quindi la sua protesta è. Questa volta non ho fatto niente, mi avete arrestato. Mi avete arrestato, bravo. Mi avete arrestato quando veramente l'ho preso. Si sbaglia, paga. Però a essere arrestato. Senza, che io abito qua vicino con un amico. Non è che la sirena, no, è l'allarme, no. Pensavamo la sirena. Che stavo con un altro amico, io un altro amico. Che stavamo chiacchierando, che stiamo andando giusto al supermercato, fa un po' di spese, paf, praticamente i carabinieri. Vengono a lei la vengono la da dietro, paf, dice, carabinieri, dice, abbiamo visto noi che tu stavi facendo un tentativo di furto. La persona che hanno fermato ha detto a me non mi manca niente, quindi mi hanno portato in caserma, siamo andati al jeep. A Bari, siamo usciti con la order della firma. Sì. E dove va a firmare lei? A Bari Vecchio, sì. Fa un autografo anche a me? Bari Scala, sì, come no. Portafoglio.